L'abbiamo proposta come club Camae un paio d'anni fa e siamo riusciti a trovare finanziamenti. E questo è un segno del nostro senso dell'umanità, non di umanità, ma dell'umanità, perché Dante rappresenta tutta l'umanità intera e la sua lotta continua per uscire dalle selve oscure che sono sempre in agguato. Un busto in marmo bianco dedicato a Dante Alighieri è stato apposto a Castiglion Fibocchi grazie all'interessamento del Camae e dell'Associazione Amici di Dante. A realizzare la scultura l'artista Moreno Fossati. Sta riflettendo, si è fermato un momento, non scrive più, con questo sguardo a linea dell'infinito sta riflettendo sul da farsi, su tutto quello che gli viene in mente, e le figure che sono in basso sono proprio quelle che estrapola dalla prima parte, che poi sappiamo la prima parte della commedia, che poi è diventata il Boccaccio, la definita la Divina Commedia. Dobbiamo ringraziare il Camae e il maestro Fossati per questa realizzazione, che tra l'altro viene collocata qui in un giardino lungo una strada, a dimostrazione di come l'arte, la bellezza, la cultura in Toscana si incontrano anche fuori da musei, dalle biblioteche, dalle case della cultura, ma in maniera diffusa. Il busto di Dante nei 700 anni dalla sua morte sicuramente celebra il sommo poeta, ma è anche la dimostrazione della sensibilità che esiste e della prossimità, appunto, del richiamo alla Divina Commedia che questa opera sicuramente susciterà. Siamo riusciti a mettere nella cornice dei festeggiamenti della Madonna del Rosario qui a Castiglion Fibocchi l'inaugurazione di questo busto, un busto importante del sommo poeta. Il 700° anno dalla sua morte viene festeggiato in molti comuni e noi penso che abbiamo dato il nostro importante contributo, avendo anche l'attenzione di vedere un Dante moderno rivolto ai giovani, con il concerto che abbiamo fatto e anche con il cast che abbiamo lanciato, un Dante in chiave moderna per avvicinarlo ai più giovani e farlo comunque restare vivo all'interno delle nostre comunità, perché ha dato comunque ha scritto, diciamo, la nostra storia, la nostra letteratura, e quindi è giusto che viva e continui a vivere all'interno della nostra comunità.